una nuova pagina del giornalismo, l'intervista fatta mentre siamo in camminata, una novità lanciata dal nostro amico, capostipite, capo ideatore del gruppo, nonché grande festeggiato di questa serata. Allora, oggi 11 luglio il nostro Michele Spagnolo di Frizzi e Lazzi, che invito ad avvicinarsi qui accanto a me, Michele, compie gli anni. Naturalmente alle donne e ai coach non si chiede l'età. Coach, buonasera, auguri, okay, a nome mio. Grazie. E di tutti coloro che ci stanno guardando. Allora, reduce da questo 100 km, sì, un'intervista in camminata, una cosa nuova. È la più bella cosa. Facciamo anche questa cosa nuova. Come è stato? È stato stupendo, sono molto felice di aver portato 6 nuovi elementi, nuove persone, nuovi amici a compiere il loro sogno. Durante un bel viaggio veramente sofferto per loro, ecco, per me pure è stata una sofferenza vedere soffrire. In questa frase hai detto due parole che mi hanno fatto venire in mente, quella a cui ho pensato già 2 giorni fa. Le due domande clou che ti devo fare. Sì. Qual è stato il momento più bello e il momento più duro di tutta la passeggiata? Ma il più bello è stato l'arrivo a San Minaio e il momento più duro è stato quando abbiamo incominciato a stare sotto quel sole maledetto dei 40 gradi che ci ha frantumato tutti quanti, però alla fin fine, vedendo il traguardo, ci ha dato il sorriso, il buon umore e la felicità. Ecco, ho notato che stasera stavi contando il numero, ho aumentato ancora, sì, una volta di presenti qui nel nostro gruppo. 86 addirittura ne siamo, nuovo record di tutti i tempi per noi, che siamo un giovane gruppo in cammino. Un gruppo che è nato un anno fa. Sì, a settembre facciamo un anno. E allora, un anno solo, già siamo arrivati, sì, alla 86, insomma, un numero di persone, uomini, donne. Stasera abbiamo visto anche delle nonne con le bambine e delle signore con i loro cani. Esattamente. Quindi, un gruppo alquanto variegato. Esattamente. Ripetiamo l'invito, che è sempre il solito. Martedì e giovedì alle ore 21, presso il suo negozio Frizzi e Lazzi. Corso Manfredo 103. Di fronte alla villa. Ok. Grazie Michele, passiamo ciao, un altro. Ci vediamo. A un altro degli eroi. Buonasera. Buonasera. Presentati al pubblico. Domenico Bollino. Allora, Domenico, anche tu hai fatto parte del gruppo. Sì, certo. Spiegaci anche per te che cos'è stata questa passeggiata e soprattutto due punti cruciali di questa passeggiata. Quello più duro e quello più bello. Allora, per me questa è una quarta 100 km, però è stata molto dura perché il sole maledetto proprio a 40 gradi ci ha, però la forza, la passione, intanto quella... facciamo vedere questa splendida fontana, la fontana Piscitelli, la forza e la passione che ti porta a fare questi chilometri, che non è facile, e dire 100 km sia semplice, però farli è un'impresa. In effetti avete toccato 4 città, credo, ma sì, partite, sì, da Manfredonia, poi mattinata Vieste, Peschici, Rodi Gargano. Il momento più bello credo sia stato quello dell'arrivo. Il momento più bello è stato quando siamo arrivati proprio all'arrivo e abbiamo avuto la fortuna di avere sul posto un carissimo amico che ci ha messo a disposizione le docce e dopo ci ha rifocillati nel bar e Michele ci ha fatto una sorpresa con le sue medaglie, ci ha premiati tutti i presenti, anche gli autisti che sono venuti, e Lello Anzivino è stato grandissimo per l'assistenza. Lello, assistenza diciamo in auto, com'era? L'assistenza che lui ci ha portato tutti i viveri, l'acqua, ah, abbiamo consumato quasi 120 litri d'acqua. E beh, insomma, facciamo molto caldo. Però una cosa devo dire, una cosa mia personale, che Michele è grandissimo, Peppe Balducci è il guerriero, Matteo la persona saggia, Matteo Salvemini, Roberto la grande rivelazione, le donne grandissime, io non mi giudico da solo, loro mi devono giudicare. Va bene. Antonio. Grande. Grazie, grazie, grazie Antonio. Un altro degli eroi. Chiude, lui chiude perché lo spirito del gruppo è anche questo. Quasi copiando gli americani, non lasciare mai indietro nessuno. Tutti assieme. Allora, presentati da solo. Giuseppe Balducci. In arte Peppe. In arte Peppe, il fischiettissimo per gli amici. Allora, tu da quanti anni cammini? Ma io la verità, questo è il primo anno che corro insieme a Michele. Quindi già il primo anno ti sei affacciato alla 100 km? È un'impresa che il nostro allenatore Michele Spagnolo ha deciso di portarci a fare questa 100 km e quindi ci abbiamo tutto il tempo per allenarsi durante tutto l'anno, diciamo. Allora, come ho chiesto già agli altri due, lo chiedo anche a te, il momento più duro e il momento più bello di questa passeggiata? Ma il momento più duro per me è stato da Vieste su a Peschici.
Vabbè, perché l'asfalto era tutta nuova, quindi oltre i 40 gradi l'asfalto, siamo oltre i 60 gradi, quindi si scioglievano le scarpe. Mamma mia! Sono uscito con due vesciche sotto i piedi, lo so io. Quindi lo spirito di gruppo ci ha portato tutti quanti all'arrivo allo stesso tempo, diciamo. Il momento più bello? Il momento più bello, diciamo, quando siamo arrivati a Rodi. È stata una cosa molto emozionante. Emozionale perché mia moglie anche ha gareggiato insieme, quindi è stata un'emozione grande. E un ringraziamento va al nostro Michele Spagnolo per averci allenato così, diciamo, discretamente. Insomma, in un anno portare delle persone in che non un anno fare tutti questi a chilometri. Fare 100 chilometri che sono veramente, che in pratica il giro del Gargano. Abbiamo fatto una bella impresa, secondo una bellissima impresa, grazie anche a Peppe. Grazie a te. Adesso chiudiamo a questo punto l'intervista in moto, questa nuova intervista o l'intervista in camminata, poi risentiremo, sentiremo più tardi le donne.